Siamo giunti al quarto giorno di questa novena dell'Immacolata e potremmo dire giustamente così che i motori ormai sono ben caldi, no? Si sente cantare a squarciagole, quindi veramente lodare la Santa Vergine, il popolo con grande intensità sta cantando questa novena. Allora, appunto in questo quarto giorno, dopo aver considerato il primo giorno la grandezza di Dio, l'incipit, no? Magnificat, anima mea dominum, poi il secondo giorno l'esultanza di Maria in Dio e poi ieri la umiltà che a Dio è particolarmente piaciuta, ha conquistato il cuore di Dio. Oggi, quarto giorno, parliamo della beatitudine di Maria. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ancora una volta ci aiuta quel canto stupendo che spesso cantiamo, che a un certo punto dice così: e me beata, dirai in eterno delle genti il canto. Sembra che tutta quella nostra riflessione sulla umiltà di Maria oggi venga come a cadere, perché quasi sembrerebbe, così dicendolo, guardando in modo molto banale, sembra che Maria dall'umiltà passi alla superbia, lei che dice tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma se noi andiamo a leggere bene il testo, vediamo che il motivo di questa proclamare la beatitudine di Maria da parte dell'universo intero è il fatto che Dio si è degnato di guardare alla sua umiltà, alla sua piccolezza, al fatto che lei è serva, letteralmente si proclama schiava di Dio addirittura. Questo è il significato profondo di questa servitù di Maria. Allora, ecco, Dio ha guardato la sua piccolezza. Allora, di certo non c'è niente che abbia a che fare con la superbia, ma ancora una volta è proclamazione della grande opera di Dio in colei che è tutta umiltà. Allora, possiamo ben dire che questa beatitudine di Maria è la massima espressione della sua bellezza, e massima espressione della sua bellezza è la sua beatitudine. In un canto, il responsorio che cantiamo ogni sera in questa novena, in Tota Pulcra, appunto noi diciamo così: tutta bella, questo vuol dire Tota Pulcra, tutta bella sei Maria, macchia di peccato non è in te. Ecco, la bellezza di Maria consiste in modo speciale nella sua beatitudine. E cos'è questa beatitudine? La beatitudine altro non è che la santità. E noi sappiamo che la beatitudine appartiene a Dio soltanto. Ci siamo soffermati su questo il giorno di tutti i santi, no? La beatitudine o la santità appartiene a Dio solo, ma Dio per somma grazia la partecipa anche alle creature. Allora, Maria è quella creatura nella quale è presente nel grado massimo possibile a una creatura, ecco, la beatitudine, dunque la santità. Cioè significa che Maria è la creatura maggiormente vicina a Dio, all'Altissimo Dio, maggiormente somigliante a Dio, perché noi sappiamo che santità è essere somiglianti a Dio. Più noi diventiamo santi, più noi diventiamo somiglianti a Dio. Così in Maria, in sommo grado, c'è questo essere riflesso dell'Eterno Dio, ecco, ovviamente come creatura, ecco, questo non dobbiamo dimenticarcelo, ma c'è questo riflesso di Dio in modo splendente. Pensate, il Monforte dirà così: chi è Maria? Maria è lo stampo di Dio, perché come uno stampo, Maria per Dio genera, l'ha fatto una volta e lo fa in eterno, genera figli all'Eterno Dio. Maria è lo stampo di Dio, produce figli di Dio. Ecco, questa è l'opera di Maria. Pensate cos'è questo essere somigliante a Dio, quindi la sua beatitudine. Qui
Quindi, ecco, da una parte questo essere beata significa che Maria è somigliante a Dio in sommo grado, secondo quanto è possibile, a una creatura, e poi il secondo elemento è la beatitudine, significa che Maria già su questa terra partecipava di tutta quella beatitudine che è propria della vita del cielo. Già in Maria era in sommo grado presente tutto questo. Allora, proviamo però ad addentrarci in questa beatitudine, a dire, ma c'è qualcosa in Maria che maggiormente esprime beatitudine e come prerogativa, ecco, diciamo questo. Cosa in Maria è particolarmente espressione di beatitudine? Ci facciamo aiutare da un monaco vissuto nel 1100, un monaco della Francia, si chiamava Oddone di Morimon. E lui diceva, senz'altro beati sono i suoi occhi. Quante volte la Vergine Santa ha visto quello splendore della gloria di Dio che si rifletteva proprio nel suo figlio unigenito. Quante volte ha guardato Gesù, Maria. Ma di certo, anche se questo è parte di questa beatitudine di Maria, non lo è in modo, come dire, come prerogativa assoluta, perché tanti videro il Signore, lo videro gli apostoli, lo videro i discepoli, lo videro tutti coloro che incontrarono Gesù Cristo su questa terra. Quindi gli occhi di Maria, ecco, non sono beati in modo da prerogativa assoluta. Ancora, beate senz'altro le sue labbra, perché ebbero l'onore di baciare quel figlio, in particolare pensiamo i baci teneri che Maria diede a Gesù bambino. Ma anche questo Maria non lo fece in modo assolutamente solo lei. Pensiamo che anche la Maddalena baciò i piedi del Signore. Pensiamo che perfino Giuda osò baciare il Signore. Allora, questa beatitudine del bacio e delle labbra non è assoluta in Maria. Ancora, beate le sue braccia che poterono abbracciare il Signore. Pensiamo ai teneri abbracci che Maria diede al suo figlio Gesù. Ma anche qui, pensiamo, Simeone prese fra le sue braccia il bambino Gesù nel Tempio. Allora, cosa rende beata Maria? Una cosa, forse due. Lo gridò un giorno una donna tra la folla, parlando a Gesù. Beato il grembo che ti ha portato. Ecco, la beatitudine in modo singolare, proprio come prerogativa, è il grembo di Maria Vergine. Solo lei ha portato il Signore. E poi Gesù però risponde con una risposta molto particolare. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio. E questa sarà una seconda beatitudine di Maria, cioè il fatto che Maria ha ascoltato il Signore. Arriviamo subito. Andiamo alla prima beatitudine come prerogativa. Il grembo di Maria. Maria è l'unica creatura ad aver accolto nel suo grembo l'uomo Dio. L'ha attirato dal cielo, quasi come una calamita, ha attirato Dio dal cielo perché si facesse carne nel suo grembo. Lei, come creatura, ha nutrito la sorgente della vita. È sempre questo autore, questo monaco a parlare. Il ventre di Maria ha portato e custodito colui dal quale ella stessa viene portata e custodita. Allora possiamo ben dirlo, beato il tuo grembo, beata sei tu Maria. Gesù risponde con quella frase a quella donna, beati piuttosto che coloro che ascoltano la parola di Dio, ma su questo ha speso fiumi di scritti Sant'Agostino nel dire che proprio Maria è colei che ha ascoltato la parola di Dio. Pensate, c'è una bellissima tradizione che proviene dai padri della Chiesa, dove si sono domandati tantissime domande che sono fatti gli scrittori ecclesiastici, tra cui questa. Ma
da dove il Verbo eterno di Dio è entrato in Maria per poter fecondare il suo grembo? Da dove è entrato? Ebbene, hanno risposto così: è entrato dall'orecchio, perché Maria ha ascoltato la parola di Dio e così il suo orecchio è stato il luogo da cui il Verbo di Dio è entrato e ha preso dimora nel suo grembo. Lo dice per primo un padre della Chiesa, si chiama San Zeno di Verona, e da lì è nata questa tradizione. Ecco, spesso nelle varie raffigurazioni, ecco, Maria viene raffigurata così nella Annunciazione, perché Maria ascolta la parola di Dio e poi lo Spirito Santo, proprio come colomba viene raffigurato, entra dall'orecchio di Maria e, ecco, prende possesso del suo grembo. Allora, beato senza dubbio il suo grembo, ma beata anche lei che ha ascoltato e accolto la parola eterna di Dio, il Verbo eterno di Dio. Ecco allora la beatitudine di Maria. Certo, dice lei, tutte le generazioni mi chiameranno beata. E ci facciamo aiutare qui dal Monforte, dice il Monforte. Se noi andiamo a vedere la storia della Chiesa, è una grande storia, potremmo dire noi, celeste, nel senso che ha a che fare con Maria Santissima. No? Pensiamo come tutte le generazioni cristiane hanno amato la Madonna, hanno eretto per lei chiese, altari, lui dice, basiliche, hanno a lei dedicato città, nazioni intere consacrate a Maria Santissima. Sembrerebbe veramente che questa profezia di Maria si sia adempiuta, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ma poi il Monfort, dopo aver detto tutto questo, dice così: in realtà Maria non è ancora conosciuta, ancora non si è rivelata tutta la sua bellezza, tutta la sua beatitudine, e il popolo santo di Dio non ha proclamato tutta la sua grandezza. Maria è ancora sconosciuta, ancora nascosta, ma per volere di Dio, questo essere nascosta, come avevamo riflettuto ieri, da questo essere nascosta deve essere conosciuta. Dio ha stabilito che Maria, d'ora in poi, debba essere conosciuta ancora di più, amata ancora di più da tutte le generazioni, proclamata beata. E allora più Maria verrà conosciuta, amata, proclamata beata, e più il nome santo di Gesù Cristo, suo figlio, verrà conosciuto e portato nel mondo. Allora veramente siamo noi coloro che dovranno proclamare beata Maria Santissima, cioè portare Maria nel mondo, e allora Gesù Cristo giungerà nel mondo e si incarnerà nel grembo di ognuno di noi, perché ecco, questo deve avvenire, no? Anche noi dobbiamo concepire Gesù Cristo nella nostra anima. Allora proclamiamo beata Maria Santissima e lo facciamo con i nostri canti. Allora continuiamo il nostro salmeggiare a Maria.